Buongiorno, oggi faremo i panettoni con il lievito naturale. Allora, per il lievito naturale la ricetta su YouTube la trovate dappertutto perché sennò è troppo lungo da spiegare, o se no lo prendete già fatto. Questa è, diciamo, la ricetta più difficile nel campo della pasticceria. Allora, per la ricetta dei panettoni, io ve la spiego strada facendo. Diciamo che gli impasti sono due più la spianatura. Ora vi spiego come si fa. Allora, questo è il primo impasto e è stato fatto. Io adesso vi dico la dose per un panettone solo, questo ovviamente sono 14. Allora, 150 g di farina manitoba, poi 120 g di lievito naturale, 20 g di burro, 50 g di uova intere, 60 g rossi d'uovo e 50 g di zucchero. Potete mettere tutto insieme, deve girare nel robottino fino a che non diventa di questa consistenza qui, vedete? Una consistenza elastica. A questo punto, questo qua si fa riposare tutta la notte per 12 ore e dopo 12 ore siamo pronti per fare il secondo impasto che ora vi dirò. Allora, mentre per il secondo impasto allora si mette tutto il primo impasto, che sarebbe questo qua, che è stato tutta la notte a lievitare. Poi ci vanno 200 g di farina manitoba, 100 g di uova intere, 50 g di rossi d'uovo, poi 50 g di zucchero, 5 g di sale. Allora, quando tutto è amalgamato, che tanto ora vi farò vedere, quando tutto è amalgamato, mettere 60 g di burro, mettere il burro bello morbido, bello morbido. Quando è amalgamato l'impasto, ci mettiamo il burro morbido e continuiamo a impastare. Solamente all'ultimo metteremo 180 g di uva sultanina e 170 g di cubetti d'arancio. E in più, una cosa molto importante, ci vanno gli aromi. Dovete trovare, che si trovano anche nei negozi di decorazioni per pasticceria, aroma panettone, aroma burro, aroma arancio e vaniglia. Questo è molto importante. Ora, quando peserò le cose, vi farò vedere il procedimento. Vedete, abbiamo messo tutti gli ingredienti, senza il burro e ovviamente l'uva sultanina e i cubetti d'arancio, che vanno all'ultimo. Adesso chiudiamo e andiamo a impastare. E anche questo dovrà diventare un impasto molto elastico. Ecco. Il secondo impasto, appena diciamo che è quasi pronto, non proprio del tutto, adesso possiamo aggiungere il burro. Questa volta è burro, non la margarina, burro leggermente sciolto. Abbiamo il burro. E facciamo girare fino a che si asciuga, per poi mettere i canditi. Vedete, adesso che abbiamo messo il burro e se l'è assorbito tutto, adesso è l'ora di mettere i canditi. Tenete a mente bene questo procedimento che è importantissimo. Allora, io l'uva sultanina l'ho messa a mollo ieri sera nell'acqua, così rimane morbida morbida durante la cottura. L'uva sultanina, cubetti d'arancio che abbiamo fatto proprio noi canditi, però voi comprate quelli già fatti, o se volete potete fare anche voi. Adesso, una volta assorbito, amalgamato bene l'impasto con i canditi, si mette in una casseruola sotto ci mettiamo un po' di burro, non la farina, perché altrimenti potrebbe fare la muffa. Ci mettiamo sotto il burro, mettiamo l'impasto, lo copriamo con un panno
e lo lasciamo stare per un'oretta circa. Dopo un'ora si fanno i pezzi per spianarli, che vi faccio vedere come si fanno appena fatto l'impasto. Ecco qui che ha amalgamato tutta sia l'uvetta che i candini, gli aranci a cubetti. Adesso che si stacca dalle pareti vuol dire che è pronto. Lo metteremo sul tavolo. Vedete come, vedete come deve essere l'impasto? Deve essere elastico e morbido, però nello stesso tempo deve essere asciutto. Adesso noi lo lasceremo sul tavolo, coperto ovviamente, voi lo coprirete con uno stropinaccio per un'ora circa e poi andremo a spianarli. Ed ecco qui, vedete, adesso l'ho messo sul tavolo. Voi ovviamente che ne fate poco lo mettete dentro una bacinella, non c'è bisogno di sporcare un tavolo. Vedete, è lento però elastico e asciutto, vedete, non si attacca le mani. Adesso andrà coperto con un panno per un'ora circa e poi andremo a fare i pezzi, che negli stampi da un chilo il pezzo deve pesare 1,1 kg, perché poi al forno un netto cala sicuramente. Se invece li fate, calcolate sempre 90 grammi, un netto più del peso che deve essere, perché al forno si asciuga. Ecco, adesso abbiamo fatto tutti i pezzi da 1,1 kg. Adesso faccio vedere come si spianano. Prende dalla schietta, vedete come è abbastanza lento come impasto? Questo si arrotola così, come se fate una pagnotta, diciamo. Vedete, deve essere bello tirato. E lo mettiamo nello stampo. Questo sarà pronto, questo lo mettete ovviamente coperto e in un posto dove non ci stanno spifferi d'aria, perché sennò se fa la goccia il panettone non cresce più. Quindi questo qua, quando arriva paro allo stampo, quando arriva qui è pronto per infornare, e poi vi faccio vedere come si fa, perché dopo dobbiamo fare una croce con la lametta e ci mettiamo del burro sotto per farlo rimanere più croccante. Allora, questi sono i panettoni lievitati. Allora, una volta lievitato con una lametta tipo questa o con un taglierino, si fa proprio delicatamente un taglio a croce, ma proprio delicatamente, a levare solo la patina sopra, che altrimenti si abbasserebbe. Poi dopo si prende ogni angolo e si taglia solamente la pellicina sopra. Questo qua serve, che ora sotto ci metteremo del burro, per non farlo seccare e in più rimane più croccante durante la cottura. Basta. Adesso prenderemo del burro e si mette a ogni angolo, così. E si richiude. Allora, i panettoni vanno infornati a 180 gradi per un'ora. Allora, i primi 10 minuti con la valvola chiusa, se avete il forno con le valvole, altrimenti com'è? Con la valvola chiusa.
e gli ultimi 10 minuti, ovvero sia dopo 50 minuti, il forno si spenge e gli ultimi 10 minuti quindi rimarranno al forno spento ad asciugarsi. E questo è il panettone appena uscito dal forno. Deve uscire dallo stampo almeno di 2-3 cm per essere venuto bene. Questo è molto di più, quindi io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.